Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi proveremo a mettere uno sfondo, una specie di carta millimetrata all'interno di un foglio di videoscrittura. Noi utilizziamo LibreOffice Writer, ma concettualmente, ovviamente, questo tipo di procedura può essere fatto anche in Microsoft Word. Ma noi prendiamo il foglio. Vedete che se noi andiamo nel menu Visualizza, Zoom e gli diciamo per esempio pagina intera, evidentemente lo sfondo della nostra pagina no, è completamente vuoto e abbiamo il margine che inizia in questo punto, finisce in questo punto e il cursore che ci sta attendendo. Facciamo ad esempio una fonte di grandezza 18, un pochino più grande, in questo punto. Noi vogliamo avere uno sfondo che è una carta millimetrata. Allora, come possiamo fare? È una specie di carta millimetrata, non verrà perfetta, ma noi studieremo quest'oggi il pannellino formato pagina perché è molto interessante. Ma siccome noi vogliamo che lo sfondo occupi tutta la pagina, innanzitutto andiamo nei margini e li azzeriamo. Facciamo 0, tab 0, tab 0, tab 0. Cioè noi abbiamo dato margine 0 sia al margine sinistra-destra sia quello in alto e in basso. Ovviamente ci dice che la maggior parte delle stampanti A4 non riescono a stampare così vicino al bordo. Se infatti noi adesso diciamo applica, vedete, ci dà il messaggio: le impostazioni per i margini sono al di fuori dell'area di stampa. Significa che se noi iniziamo a scrivere così vicino al bordo, probabilmente la stampante non riesce a scrivere le lettere. Applicare lo stesso questo tipo di impostazioni? Noi facciamo di sì perché vogliamo forzare. Allora, ovviamente dopo noi che cosa faremo? Forzeremo il formato paragrafo e sposteremo un pochino più al centro il cursore di modo che le stampantine A4 riescano a stampare. A questo punto, quello che noi dobbiamo verificare è la linguetta area di questo pannello, del pannello formato pagina. Vedete, ci sono tante cose. Piano piano nel canale noi ce ne occuperemo. Quest'oggi noi ci occupiamo, per esempio, del settore tratteggio. Quindi noi siamo andati all'interno di formato pagina, linguetta area e poi il pulsante tratteggio. È questo che ci consente di simulare una specie di carta millimetrata. Allora possiamo fare così. La spazzatura gliela dobbiamo dare, vedete, di un centimetro, perché la carta millimetrata è di un centimetro. Poi qui indichiamo che il tipo di linea non è singola, altrimenti non viene, ma facciamo barrata ed ecco che vengono dei quadratini. Vedete, potremmo spostare anche l'angolo se uno vuole fare qualcosa di particolare. A noi non ci interessa perché il foglio di carta millimetrato è così dritto. Poi ovviamente lo sfondo com'è? Lo sfondo lo inseriamo e mettiamo un tipo un rosino, tentiamo di cercarlo, vediamo se è questo. Arancione chiaro 2 ci sembra un pochino troppo scuro. Vediamo un arancione un pochino meno chiaro, ecco arancione chiaro 3. E la linea noi possiamo metterla, ho visto che certe volte in alcuni fogli è rosso, vedete che viene una cosa del genere. Quindi noi abbiamo praticamente, facciamo applica e vediamo che viene, se togliamo questo pannello, vedete che viene una specie di carta millimetrata. Allora, a questo punto noi facciamo ok, ma ci rendiamo conto che il cursore sta, vedete, lampeggiando qui, e se noi facciamo visualizza, poi opzione zoom e scegliamo per esempio larghezza pagina, vedete che se noi scriviamo qua con il carattere Liberation Serif, che sarebbe una specie di corrispondente di Times New Roman nel mondo Windows, molto probabilmente se iniziamo a scrivere qua, vedete, la stampante non riesce a stamparlo. Allora, che cosa facciamo? In un secondo noi andiamo nel menu formato e scegliamo l'opzione, questa volta paragrafo, e diciamo per esempio di iniziare, ad esempio, vedete, prima del testo, dopo il testo, e qui ci mettiamo 1,5 cm, cioè di fare un rientro, vedete che qui si vede nell'anteprima, di fare un rientro non solo a sinistra ma anche a destra. Qui sarebbe stato meglio dire rientro a sinistra e rientro a destra, perché se no non si capisce, prima e dopo sembra che sia verticalmente, invece questo è il rientro a sinistra e questo è il rientro a destra. Stiamo allontanando il cursore dal bordo pagina per consentire che venga stampato. E poi sopra il paragrafo, sotto al paragrafo, è la distanza fra un paragrafo e un altro, ci mettiamo sempre uno. L'interlinea, diciamo, un'interlinea 1,5, facciamo ok e vedete che adesso praticamente il cursore sta scrivendo un pochino più lontano. Quindi facciamo una prova, scriviamo una prova di testo, poi possiamo selezionarla e la incolliamo più volte per occupare un pochino più di pagine, poi facciamo l'anteprima. Allora, vedete che non viene precisissimo perché dopo un po' di righe invaderà, comunque stiamo facendo giusto per vedere come si aggiunge uno sfondo, diciamo, di carta millimetrata. Se noi andiamo a vedere nell'anteprima di stampa, anche se ci ha dato
messaggio in cui noi forzavamo il margine al di fuori dell'area di stampa, noi avendo modificato praticamente le caratteristiche del paragrafo, ci ritroviamo pure, essendo in una pagina senza margini, all'interno dell'area di stampa. Quindi adesso l'area di stampa automaticamente andrebbe bene. Rivediamo in un attimo quello che abbiamo fatto. Allora, per introdurre uno sfondo a carta millimetrata, siamo andati nel menu formato, nell'opzione pagina, in particolare nella linguetta area, e poi abbiamo scelto il tratteggio. Il tratteggio l'abbiamo detto una spazzatura di un centimetro, perché il quadretto è di 10 mm. Poi abbiamo scelto la linea barrata, che sarebbe quadrettata, e abbiamo scelto un colore di area rosso e un colore dello sfondo, che vedete lui ogni tanto si dimentica, ma uno glielo rimette. Abbiamo un arancione chiaro 3. Poi quello che abbiamo fatto annullato i margini, quindi 0 tutti i margini, sia sinistra e destra che quello alto in basso, e abbiamo forzato, ci dà quel messaggio di errore, ma noi l'abbiamo forzato. Perché l'abbiamo forzato? Perché noi sapevamo che dopo saremmo andati nel menu formato paragrafo a fare dei rientri sia a sinistra che a destra del paragrafo di un centimetro e mezzo, per consentire al testo di entrare dentro l'area di stampa delle stampanti A4, e poi avremmo fatto dei rientri sopra e sotto per lo stesso motivo, altrimenti non ci scriveva la prima riga di un centimetro. Poi abbiamo fatto ok, ed il risultato, se andiamo in anteprima di stampa, è quello di uno sfondo che occupa tutta la pagina, perché abbiamo azzerato i messaggi, i margini, e invece del messaggio che vogliamo scrivere, che sta all'interno, perché abbiamo messo un rientro a sinistra e a destra. Benissimo, il video finisce qui. Vi ringraziamo per averlo seguito fino alla fine. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.